Comunque, fans, mentre non filmavamo. No, no, è troppo, dai! No! No! Che cretino! No, no! No! Ma che scemo! Sei proprio un cretino! E quindi l'Umbrail è a quota 2503 metri e freschino 18.9, ma meno freschino dell'altra volta, che faceva molto più freschino, c'erano 10 gradi, ovvero c'era un vento gelido 2 settimane fa. La rimette nel mirino, adesso a bassa velocità la supera di sicuro, eccolo! Attenzione, attenzione, attenzione. Occhio che questa qua è quella dove mi sono imbarcato per 2 anni di fila. C'è un avvallamento e se arrivi forte e lo prendi ti imbarchi veramente troppo. È brutto, brutta sensazione. Flashback. Porca anche imbarcato che ho preso. Porca anche imbarcato che ho preso. Ho rischiato, ma mi si è chiuso l'anteriore. End of flashback. Insomma, qua si sente che sei in alta montagna, eh? Ah no, è questo dove mi imbarco. Guarda qua che avvallamento che c'è in centro alla curva. Sto cercando di infilare la pancia dentro i pantaloni della tuta, in modo tale che i pantaloni mi superino l'ombelico e senta meno freddo. Sì, beh, diciamo che fare la curva in mezzo alla strada non è che sia proprio una grandissima idea, eh. Anzi, mi pare proprio un po' un'idea di merda. Ma non fa un po' freddo per stare... Andiamo su al punto panoramico. Affiancati da questo lato che si vede giù la strada. E la Madonna che assembramento che c'è! Se riesco a fare inversione senza ammazzarmi. Azione. Non va nella neve. No, non ci sto, la metto dietro al BMW. Però c'ho sulla GoPro e non posso lasciarla su. Bel dilemma che risolverò dicendo che non parcheggio perché sono già 3:30 e tra un po', secondo me, conviene che fai inversione anche tu e ci fermiamo qua. Proprio due minuti al volo. Sulla strada che scende, perché sono 3:30 e dobbiamo andare a Cancano e siamo abbastanza tirati coi tempi. Ecco, questa ad esempio è una brutta situazione. Beh. E ho tirato su tanto di quel fango che metà è sul monoposto e l'altra metà sicuramente è nello zaino. Bene. Io sono su una minchiata perché non riesco. Non posso andare avanti, indietro. Bello. C'è lo zaino pieno di fango. Vaffanculo, non riesco. Ma scendi dalla moto? Sicuro sei sulla moto a manovrare in punta di piedi e impazzire. Ecco, ma beve, che c***o te lo dico a fare. Moments later. Beh, comunque siamo qua in cima allo Stelvio. E... è veramente una figata come sempre. Adesso do una pulita alla moto e lo zaino, fanno schifo. More moments later.
Ma eventualmente se arrivassi alle 7:30 faresti comunque in tempo a farti la doccia? Io sarei un po' tirata. Perché alle 7 lo vedo un traguardo molto molto ottimistico. E amore... E non è che abbiamo perso tanto tempo, ci siamo fermati a mangiare. Sì, sì, lo so. E vediamo se... No, più che altro perché mia mamma arriverà alle 9:30. Ho chiuso lo zaino? Sì. Sì? Aspetta, girati. Sì. E quindi mio papà lì da solo. Comunque, fans, mentre non filmavamo... No, no, è troppo, dai! No! No! Che cretino. No, no, no! Ah, ma che scemo! Sei proprio un cretino! Aspetta che asciughiamo la lente della Sony che si è bagnata con il fazzoletto che ho. Guarda che ho il fazzoletto, se non è qua è dall'altra parte. Ok, lo rimetti dov'era? Ma non è meglio che la metti così, così non... ma così ti riprende meglio a te. Se la metto così, riprende meglio il paesaggio. Aspetta, lascia andare a questi. Facciamo... Rallenta che facciamo un mega sincro. Mega sincro. Vai. Bene fans, anche lo Stelvio l'abbiamo visto, ma i tempi oggi sono un po' tirati. Non possiamo tornare come l'ultima volta alle 11 di sera, ma dobbiamo essere indietro per... le 7:30 al più tardi, proprio al più tardi, e quindi dobbiamo ridurre al minimo le pause, cioè la più lunga l'abbiamo fatta per mangiare fondamentalmente, e poi tutte le altre pause che abbiamo fatto sono stati proprio solo dei cambi batteria al volo. Ma quindi? Io non lo so. Molto piano qua o mi riempio di fango per l'ennesima volta? Riesci a lavarmi lo zaino? Ah? Lavarmi lo zaino. Ah, sì, 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 sì. Bene, possiamo scendere dallo Stelvio? Ma non ci sono bagnate in mezzo alle gambe. E ti ho tirato la neve. Che fastidio. Come se fosse una novità. Che scemo. Cosa sono sti tricicli? Che freddish! Registriamo una piacevolissima temperatura di 16.2 gradi. Mucchine, mucchine! Come fanno? Ma la gente sta male. E con 16 gradi certo non sarei salito in canottiera e shorts. Che freddo. Ma questi qua sono tutti tedeschi che sono abituati a mangiare kartoffeln e würstel e stare a meno 3 gradi anche in estate. Dio, col surriscaldamento climatico che c'è in questi anni, anche in Germania d'estate si arriva a 40 facile. Vero è che d'inverno fa sicuramente più freddo. I wanna wait, it's in over, in over. Bestia.
Occhio. L'avevi visto? Sì. Ma la leva qua della frizione è il massimo che si può stringere. È il massimo? E che si regola più corta. Sì. È già più vicino possibile al manubrio. È un po' lontana per me. Gioia, cioè le dita dei puffi e comunque anch'io non è che ci arrivo chissà quanto, eh. Sì, ci arrivo però. Ma sai cosa? Non ci avevo mai fatto caso a questa terrazza. Tanto si può andare. Pericolo. Pericolo. C'è il filo spinato. C'è il filo spinato per dire quanto è pericolo. E il nostro manca. Sì. Adesso sulla guida.